Ciao amici, ben ritrovati con il miglior gioco di sempre, con la miglior generazione di sempre, con i migliori meme di sempre, il migliore e le migliori trombette di sempre. Sì, soprattutto le trombe, perché sono le cose più importanti, ricordiamolo. Beh, sì. Dai, senza ulteriori indugi, cominciamo con le domande. Sì. Fenkuji, peggior parte di JoJo? L'ultimo. JoJolion? Mi fa cagare. Io aspetto a dirlo, per ora quella che mi è piaciuta di meno, anzi quelle che mi sono piaciute di meno sono Phantom Blood e Vento Aureo. Pietro T, avete mai sognato di fare una cosa 3 con 17? Urca, sempre. Urca con 17! 17! King Ma ci chiede, cosa ne pensate di Mystery Dungeon? Che come abbiamo detto, cioè come io ho detto un sacco di volte, è la mia serie spin-off preferita di Pokémon. La mia purtroppo è Ranger, mi dispiace. Sta zitto. Però sì, Mystery Dungeon è bello. Oggettivamente Mystery Dungeon è meglio di Ranger, però preferisco Ranger. Cioè no, aspetta un attimo, Kirlia è più lenta di Aaron. Oh cazzo. Bravo. No, no, ok. Oh, il nostro amicone, il dottor Calcestruzzo, scrive: avete mai letto il manga di Pokémon? Sì. Io sì, fino a Diamante Perla. No, io ho letto solo Diamante Perla. Darky701 scrive: il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di vedere nei giochi Pokémon della serie principale la sede centrale della Lega Pokémon. All'interno di una città. Che ne dite? Ci starebbe? Sì, sarebbe molto più simile all'anime, però non sarebbe nemmeno una brutta idea. Sì, almeno la Lega farla come torneo. Emilio il Figo chiede, ma è vero che le rose sono rosse e i Pikachu sono gialli? Scusate, avevo poche idee. Sì. Esattamente. Steve KM50 chiede, cosa ne pensate di Initial D? Non sono informato. Neanch'io, mi spiace. Dovrebbe essere una... Cioè, ho sentito anch'io questo Initial D, ma cos'è? Un anime? Una serie TV? No, cos'è? No, non chiederlo a me. Poi, quando lo scopriremo ci informeremo, promesso. Poi, Fuschio ci chiede, tipo di marmo preferito? La minchia di Gigidoggo. Lucantieri, comunque quello rosato, perché il rosa viene usato solo dai veri uomini. Infatti io non lo uso, guarda un po'. Gabri94 Ita chiede, avete mai giocato a Pokémon Clover? Secondo me è una delle più belle HROM. Solo perché ci sono dentro meme a caso ed è perché di 4chan. Già partiamo male. Però ci giocherò. Cioè non ho visto niente in realtà, perché mi devo tenere tutto per il gusto proprio di Dai, magari ci faremo un video, visto che c'è la tua idea. Si potrebbe fare. Che sì. Nalchio scrive, Team Crick o Team Starkey? Porca troia. Cavolo, aspetta. No, mi sa che Fabri non odiarmi, ma conosco Crick da troppo tempo per abbandonarlo così. Vado io con Starkey, le pizze non si mangiano da sole. E poi tu c'hai l'uovo pizza. Esattamente. Starkey fa le pizze e Yuri le consegna. E io le mangio. Ecco perché sono così grasso. Simone Olla chiede, preferite l'obbrobrioso fanbase di Pokémon o Pokémon? Cioè preferisci la pizza o la merda? Ecco, paragone perfetto direi. Anzi, preferisci una pizza alla bufala o una pizza con l'ananas? Paco, adesso però basta, basta. Oh procione! Sì, cazzo. A proposito di Procione, va che arriva Mirvo col suo avatar di Demon Belial. Cazzo. Allora, è da un bel po' che non faccio domande. Potreste darmi un consiglio? Sparati. No, scherzo, ti voglio bene. Non lo so. Cerca per la prossima puntata di fare una delle domande più stupide mai fatte. Paco, non è che ci voglia tanto, ormai... Io faccio questo video solamente per giocare, perché tanto le domande sono talmente stupide che manco le ascolto a volte. Allora, poi Nikinige scrive, do you believe in gravity?
Io credo in me, nel cuore mio, Naruto. Marco Tosoni chiede: ma perché la quarta gen è idolatrata anche se Cyrus ha praticamente lo stesso scopo di Elysio? Io t'ammazzo. Non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro. Hanno magari... cioè, nel senso, distruggono entrambi il mondo, ma ognuno per uno scopo diverso. Uno perché il mondo è brutto, allora lo devo fare più bello. L'altro invece perché ritiene che le emozioni siano inutili e che diano fastidio all'essere umano. Ok, poi Christian Bassanelli scrive: se il Zelda non fosse esclusiva Nintendo, la vorreste su PS4 o Xbox? Nessuna delle due. No, ascolta, tra i due PS4. Tra i due preferirei il PC. Sì, ho capito che PC Master Race, però... Dio porco. Non lo dico perché sono un fagotto, ma perché... queste due console mi stanno facendo schifo. Freedom33 chiede: che ne pensate di Pokémon Revolution Online? Ho sentito parlare. Cioè, in realtà ho visto anche i video di Jack, ma... noi abbiamo giocato all'MMO, poi anche altra roba, dopo dici non si sono rotti le palle perché alla fine sono sempre le stesse cose, sempre le stesse generazioni, sempre uguale. Plugin Warlus chiede: bestemmie? Le dite? Che pensate del fatto di bestemmiare nei video? In realtà so già la prima risposta, ma vabbè, grazie. Lo devo proprio dire? Sì. Dio cazzo. Bravo, sentiti grande e maturo. Mm-hmm. Stai zitto, cretino. Oh, cazzo, sbagliato. Vai, muori per me. Comunque, purtroppo io le dico da quando... da quando conosco loro. Cioè, Avone e Zeppo, perché... non lo so, mi hanno contagiato, ma... al posto che dire un acciderbolina o un poffarbacco, mi viene da dire più un dio... Aspetta, perché Max c'ha Zubat? Non me lo ricordo, io pensavo avesse Golbat. Anch'io. Vabbè, ciao. Allora, voi ditele solo se siete in presenza di persone che non sono cristiane o altro, perché se no le offendete, logicamente. Vabbè, sì, in quel caso sì. Però a volte, quando sono con gente che crede, quella gente mi conosce e sa che quando mi arrivano, quindi... sì. In ogni caso, bambini, non ditele, perché... vabbè. GhostFox98 chiede: quanto vi piace il finale di Stone Ocean? Piaciuto? Sì, bello. Nel senso, è anti-shonen. Alla fine ha vinto Pucci, se vogliamo metterla così. Però direi che... È un finale... ma è un finale un po' amaro come quello della prima stagione. Sì. Ma non per questo brutto, anzi, è più realistico. Nel senso che effettivamente Pucci è uno realistico, stand... realistico, nel senso è diverso dal solito, quello sì. Sì, nel senso che Pucci è uno stand OP, ma più di tutti gli altri messi assieme, e quindi era logico che vincesse lui. Emporio vince di sculo perché ha lì il disco di Weather Report. Esatto. Basta. Manui01 chiede: quanto fa 15 più 18? Il caprotto. Caprone. E dulcis in fundo, il nostro amicone Garchomp Jijinka, detto anche Garbodor Jijinka, ci chiede: cosa si poteva migliorare di Fire Emblem Fates Awakening? È meglio Takumi o Leo? Allora, la prima: togliere tutto quel fanservice inutile. La seconda: me lo stai anche chiedendo. Aspetta, per la prima togliere il fanservice inutile e migliorare la trama, perché... ah beh, sì, hai ragione, sì, anche quello. Ecco. Sì, sì. E comunque è meglio Takumi, non si discute, meglio lui. Vi ammazzo. Fecce noriane, bastardi. E sono finite le domande. No, adesso cosa faccio della mia vita? Così mentre Paco mi raggiunge, io mi alleno per fiammetta, io non creo un file enorme da caricare. Ci vediamo alla prossima puntata, vi ricordiamo di far domande con l'hashtag FuckYouAvon. Ah, un'ultima cosa. Per quanto riguarda Pokémon Jupiter, io mi sono dimenticato di dirlo per due volte, perché sono down, e faccio un episodio ogni volta che raggiungiamo 50 like. Perché voglio sfruttare il tempo come si deve. Non mi metto a fare robe che mi portano via troppo tempo per niente.
Ok? Ok. Ciao. Ciao amici.